Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi eh, capitali e alle virtù cardinali e teologali, che questa sera comincia un nuovo capitolo dedicato, eh, questo sarà un capitolo abbastanza ampio, lo dico, alla virtù cardinale della giustizia, una di quelle maggiormente popolari, se vogliamo... Per certi aspetti ma come vedremo ci regalerà diverse sorprese io ricordo bene quando lessi di questa virtù nella sua teologia rimasi altamente edificato perché fanno parte di questa virtù delle realtà che personalmente io non pensavo neanche che ne facessero parte e, e poi perché la forma più bella, la forma più alta di questa virtù, come vedremo, è quella che riguarda la giustizia verso Dio, cioè l'altissima virtù che si chiama la religione. Ci prenderemo tutto quanto il tempo necessario, Mh, questa prima puntata chiaramente sarà anzitutto introduttoria e poi finita, vediamo quanto dura l'introduzione, cominceremo a entrare subito eh, nel merito. Prima di introdurre proprio anche le, le definizioni della, della giustizia, eh, volevo fare subito una premessa. È impossibile per questa virtù, <ride> eh, a differenza che per le altre, andare a fare un excursus biblico perché dovremmo leggerci praticamente tre quarti de, de, della, della Bibbia per parlare della virtù appunto, cardinale della giustizia. Anzitutto, nella saga scrittura compare chiarissimo, compaiono chiarissimi alcuni concetti, quindi faccio un pochino una sintesi generalizzata perché altrimenti sarebbe impossibile. No? Chi è il giusto per quanto riguarda gli uomini? Il giusto è quello che ubbidisce a Dio. Nella Sacra Scrittura, giusto è chi ubbidisce a Dio, alle sue leggi, ai suoi decreti, agli statuti, ai suoi comandi. In ebraico ci sono varie terminologie ecco, per esprimere... Le varie gradazioni con cui si manifesta la, la volontà, eh, come dire, eh, imperativa di Dio, nel senso quando Dio comanda qualcosa. Un comando che certamente lascia liberi, per questo che la giustizia è una virtù, perché se fossimo costretti non sarebbe una virtù, però adeguarsi alla legge e alla volontà di Dio è nella Bibbia la virtù per antonomasia è chiaro che. Questa virtù comporta anche, quindi eh, co comporta l'adempimento perfetto dei doveri verso Dio e dei doveri verso il prossimo, perché la volontà di Dio eh, si manifesta, si estrinseca proprio, questo si vede già per esempio nel libro dell'Esodo, nel libro del Levitico, del Deuteronomio, con i codici delle alleanze, i progetti riguardanti Dio e i progetti riguardanti il prossimo, quindi si estrinseca in tutto ciò che riguarda, e I doveri sia verso Dio sia verso il prossimo, oh, però c'è un altro aspetto fondamentale che nella saga scrittura il giusto per antonomasia, anzi, il solo giusto eh, in senso forte è Dio. Cioè, quando si parla di giustizia, la prima giustizia è la giustizia divina e la giustizia divina è. Quando si parla della giustizia divina, anche nella Sacra Scrittura, si parla della giustizia divina nel senso della retribuzione. Allora vedremo adesso che eh, la più grande definizione della giustizia è dare a ciascuno il suo. E Dio non solo che dà a ciascuno il suo, ma lo dà in maniera perfettissima, perché solo Dio sa qual è veramente il suo di ciascuno. Cosa significa? Detto in, in termini più comprensibili, se tu fai il bene, Dio ti ricompenserà, se tu fai il male, Dio ti punirà. Quindi è, è, cioè, non, questo è un'idea che noi l'abbiamo perfettamente, diciamo, proprio eh, stampata nel nostro cervello, perché questa è la giustizia. La giustizia esige che il bene riceva un premio, il merito riceva un riconoscimento e che il male sia punito. Una retribuzione in senso stretto. Molti oggi, eh, come dire, presumono di poter bypassare o far dissolvere la giustizia di Dio nella sua misericordia, ma questa è un'operazione completamente insulsa. Perché giustizia e misericordia in Dio sono entrambe presenti ed entrambi operanti. E entrambi anche, come dire, secondo il nostro modo di parlare, condizionanti l'uno con l'altro. Nel senso che la misericordia di Dio è sempre una misericordia giusta, e la sua giustizia è una giustizia misericordiosa. Ora, attenzione che la prova proprio lampante. Dell'esistenza dell della giustizia di Dio è semplicemente la vicenda eh, storico-terrena di Nostro Signore Gesù Cristo, perché la sua dolorosa passione e morte non è stato altro che un ripristino perfetto, anche tutta la sua vita terrena, dell'ordine della giustizia violato. Questo, chi conosce per esempio bene anche gli scritti sulla divina volontà lo sa, lo sa bene, cioè. Tutto ciò in cui gli esseri umani hanno mancato, turbando l'ordine perfettissimo di una perfetta consonanza con la, di, con la volontà divina, Gesù lo ha ripristinato per tutti e per ciascuno ricompiendo e rifacendo gli atti di tutti gli uomini. Quindi attenzione alle vulgate adesso dire, ammalianti, perché siccome tutti quanti vogliono, eh, vorrebbero. Eh, il paradiso a buon mercato, d'accordo, quindi, che si va in paradiso qualunque cosa uno abbia fatto, tanto Dio è buono e misericordioso. L'inferno, o non esiste, oppure se c'è, tanto è inutile che ci stia, perché ci stanno forse demonia. Se qualcuno ci crede, se non si lavora proprio nessuno. Eh, ma questa que, questo, quest operazione, d'accordo, <ride> oltre che essere falso, perché noi la. Eh, contro la verità e andare in, gi in giro a dire stupidaggini e insulsaggini non si può mai fare. Ma tra l'altro, questa qui è esattamente eh, è ciò che fa, come dire, fare le, le feste in maschera eh, ai demoni tutti, perché dimenticare la sacrosanta giustizia di Dio e anche come funziona è come dire, eh, incentivare fortemente la possibilità di andare a finire all'inferno. D'accordo? Ecco, quindi, attenzione, ecco. certamente adesso noi parleremo della giustizia in quanto virtù cardinale che riguarda noi, ma la giustizia in primis spetta a Dio perché soltanto Dio, ripeto, è capace di dare a ciascuno di noi veramente il suo. Ma soltanto da un punto di vista di retribuzione dell'azione, ma anche di, di, dare, di, di dare ciò che è giusto. Quando noi ci troveremo davanti all'Altissimo, vedremo che la giustizia di Dio è stata perfettissima in tutto ciò che ha caratterizzato la nostra esistenza. Qui non lo possiamo vedere, ma allora lo, lo vedremo. Allora fatta questa piccola premessa quindi abbiamo un pochino chiare le coordinate bibliche no che quando Gesù nel Vangelo dice beati quelli che hanno fame e sete della giustizia la giustizia consiste nel fare perfettamente quello che Dio vuole quindi dire fame e sete della giustizia vuol dire beati quelli che hanno fame e sete di essere giusti cioè di essere santi ora della giustizia eh, quando San Tommaso apre il capitolo, sapete che i grandi cultori della, della giustizia in passato erano i Romani. E sapete che eh, è stato il grande giurista romano Ulpiano, grandissimo giurista, come nota San Tommaso, che diede della giustizia una splendida definizione perfettamente coerente, peraltro con la fede cattolica, tant'è vero che Santo Tommaso stesso non esitò a sottoscriverla praticamente ad litteram. Che cos'è la giustizia? La volontà perenne e costante di dare a ciascuno il suo. Volontà perenne e costante di dare a ciascuno il suo, cioè ciò che è giusto, cioè ciò che gli spetta. Gli spetta proprio a rigore, cioè e questa definizione non è altro che una puntualizzazione eh, dell'antichissimo concetto romano della giustizia, suum cuique tribuere, dare a ciascuno il suo. E per chi vuole farsi, vuole farsi un pochino di ripasso ecco, della gloriosa cultura romana, nata in epoca che, che trova chiaramente la sua età aurea, in epoca repubblicana, non nella corruzione imperiale, ma il romano, eh, quindi eh, che, dov, che, che voleva incarnare diciamo, l'ideale eh, del romano perfetto, quindi, eh, e quindi eh, andare proprio alla base ecco, del. Del grande ordinamento giuridico romano e quindi della base, le basi proprio assiologiche, i grandi valori. Tre erano su un cui tribuere, poi oneste vivere, vivono onestamente, e alterum non ledere. Se anche oggi si osservassero bene queste cose. Certo, queste non bastano per essere santi, secondo, secondo la fede divina e cattolica, però certamente. Se si osservassero tutte e tre bene, beh, sicuramente la vita sarebbe molto meno peggio. Prima della definizione di Ulpiano, storicamente, venne quella inevitabilmente citata da, da San Tommaso perché è il suo punto filosofico di riferimento, cioè del grande stagirita filosofo greco Aristotele. cioè eh, l'abito mediante il quale l'uomo agisce conformemente alla scelta che ha fatto di ciò che è giusto. In ambito cattolico, ecco, oltre a quella già citata di Santo Tommaso d'Aquino, no? quindi la volontà perenne, costante di dare a ciascuno il suo, merita anche una citazione. La definizione che ne diede Sant'Ambrogio, il grande Sant'Ambrogio, il maestro di Sant'Agostino. Virtù che dà a ciascuno il suo, non esige l'altrui e sacrifica il proprio vantaggio al bene comune. Questa è la giustizia secondo Sant'Ambrogio. Ora, già in base a queste prime. Delucidazioni, diciamo così, definitorie si comprende che quando iniziamo a parlare di questa virtù dobbiamo innanzitutto stabilire chi siano gli altri, dato che dare a ciascuno il suo, chi sono questi ciascuno e cos'è esattamente questo suo, <ride> allora. Gli altri possono essere semplicemente i nostri simili oppure Dio. Ora, gli obblighi verso Dio, vedremo, sono puntualmente regolati dalla forma più alta della giustizia che è la religione, che ci dà il contenuto del suo divino. I pagani lo chiamavano il FAS, sapete che avevano il FAS e lo IUS. Il FAS era ciò che era dovuto agli dèi, ciò che era giusto eh, fare nei confronti degli dèi, ossia l'osservanza di tutte le leggi di divine, ma in particolare quei comandamenti che hanno Dio come termine oggetto. Quindi ciò che tu devi fare nei confronti di Lui in quanto Lui, ciò che gli è dovuto. Qui vedremo quante quante cose scopriremo, e ci renderemo conto di quanti gravissimi peccati oggi si fanno nei suoi confronti, senza che proprio ci sia minima, come dire, nemmeno consapevolezza a volte. O il giusto dovuto ai nostri simili, lo si deve considerare, quello che, che i romani chiamavano lo ius, quindi c'era il fas, che era quello dovuto agli dei, e lo Ius, che era quello dovuto ai nostri simili. Però i nostri simili non sono tutti uguali. Anche se oggi questi termini fanno storcere la bocca all'uomo moderno e contemporaneo, io posso avere tre tipi di, 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 di relazioni con il prossimo. Da pari a pari, quindi con un mio uguale, con un mio superiore o con un mio inferiore? Eh. Nel caso del, del, del rapporto tra, come dire, due persone uguali, quindi tra il singoli si. di giustizia particolare o commutativa e che segue la regola dell'eguaglianza. Quindi. Avendo tutti gli uomini gli stessi diritti, si hanno nei loro confronti i reciproci doveri che sono uguali per tutti. O, nel caso invece, di rapporti tra il singolo e un superiore, cioè un'autorità costituita, oppure tra il singolo e la collettività, in Grecia era la polis, a Roma era la Repubblica, era, era Roma, d'accordo? <ride> La giustizia prende il nome di giustizia legale, è passato questo termine anche nel linguaggio comune. No? Che, che cos'è la, la legalità? La legalità è l'osservanza delle leggi che vengono imposte chiaramente dalle da, dall autorità che hanno il compito di poterle eh, emettere. No? Qui non c'è uguaglianza e reciprocità tra diritti e doveri, nel senso che le superiori sono dovute delle cose. Per esempio, l'obbedienza e l'onore, come vedremo, che non sono dovuti ai nostri pari. Cioè, io un, un mio pari lo devo rispettare, non onorare, e non ho nessun obbligo di obbedirgli nelle cose che dice. Se è un mio pari. lo posso ascoltare, d'accordo? Posso anche, come dire, sposare una sua idea, un suo consiglio, ma non c'è nessun obbligo di sottostare a quello che dice. E invece nei confronti dell'autorità c'è, come vedremo, e come? O oh. invece nel caso contrario, quindi io ho un inferiore, e quindi questo vale anche i doveri delle autorità verso i loro sottoposti e della collettività verso il singolo, quindi diciamo così la giustizia dall'alto al basso, eh, sia quella che si chiama la giustizia distributiva o retributiva, nel senso, lo, lo dicono già i termini, no? La distributiva nel senso che deve dare, chi sta in alto deve dare a ciascuno ciò che è necessario e giusto dargli per vivere. E al tempo stesso deve retribuire nel bene o nel male quello che il sottoposto fa. Se è bravo dargli un premio e se è cattivo dargli un castigo. Lo vediamo anche come dire, nel, nella vita comune. Se una persona è una cittadina esemplare, una bravissima persona che si, che si distingue per particolari meriti, ti chiama il presidente della repubblica e ti fa diventare ufficiale, commendatore, eccetera, eccetera. Se tu sei un delinquente che trasgredisci la legge te ne vai in galera. Il discorso, insomma, no? ecco, tanto, tanto semplice, no? Quindi. L'autorità non deve soltanto esigere, ma deve anche dare la giustizia distributiva e dare quello che è giusto ecco. e rendere però a ciascuno quanto merita sia in bene che in male. Allora questo lo fa anche il nostro Signore Gesù Cristo, eh? anche la Santissima Trinità. La giustizia distributiva di Dio uff, è stupenda, nel senso che lui dà veramente tutto ciò che è giusto senza che manchi nulla e te lo dà fino all'ultimo centesimo volendo utilizzare la metafora economica, ma la sua come dire, retribuzione è perfettissima. Nel senso che se c'è anche un bicchiere d'acqua, come dice Gesù nel Vangelo, che se viene dato non perde la sua ricompensa, c'è anche una parola inutile che però non perde la sua retribuzione. Di Ogni parola inutile sarà richiesto contro il giudizio ai figli degli uomini. Così come se tu dai anche solo un bicchiere d'acqua, non perderai la tua ricompensa. Questo Gesù lo dice chiarissimamente nel Vangelo. Occorre sempre, cioè, io, quando sento alcune sciocchezze, insomma, uh, che si sentono dire in giro adesso, circa la uh, esistenza della giustizia divina, io dico: Ma vogliamo essere un, un attimo minimo, insomma coerenti logici insomma noi dobbiamo stare a ciò che è scritto non posso io rielaborare reinventarmi tante cose no come stanno le cose per dio noi lo conosciamo anzitutto dalla liberazione non è tanto difficile andare a rendersi conto come funziona la giustizia per dio e la divina giustizia quindi vedendo Già semplicemente soltanto le sacre scritture. Comunque. O oh, capiamo che questa virtù, oltre che a perfezionare, come tutte le virtù, la persona che la possiede e la esercita, ogni virtù esercitata è un perfezionamento della persona, perché noi siamo esseri in divenire. Per cui, cioè uno, come fa una persona a diventare migliore o peggiore? Ah, facilissimo. Dipende dagli atti che noi facciamo, gli atti volontari. Quanti più atti buoni facciamo, tanto migliori diventiamo. Quanto più atti cattivi facciamo, tanto peggiori diventiamo. Ma gli atti, come dovremmo aver ormai capito, non sono altro che concretizzazioni o di un vizio o di una virtù faccio un esempio sciocco un atto impuro è la concretizzazione del vizio della lussuria d'accordo e un atto di, di, di misericordia è la concretizzazione della virtù della carità tanto per dire tanto fa proprio più più sciocchi no? ecco allora però questa virtù non, per, non perfeziona soltanto la persona che la pratica, attenzione. Ma questa porta benefici e vantaggi agli altri, perché se noi siamo giusti, non avremo soltanto, come dire, una elevazione della nostra personalità, ma porteremo dei benefici in giro. A tutti. A chi è più di noi, a chi è come noi e a chi è meno di noi. E quindi è stata definita, non senza ragione, dagli scrittori, la virtù più eccellente, tra quelle cardinali, eh, appunto per questa motivazione, perché apporta dei benefici oggettivi anche al prossimo. E anche se a Dio non può essere portato niente più di quello che ha, vedremo che. Mm, la virtù, della, de, la virtù della religione agisce in ciò che già si chiama la gloria accidentale di Dio, che non è quella essenziale, che è la sua e che possiede a prescindere, che nessuno gli può togliere e che nessuno gli può misconoscere, perché se anche gliela, gliela misconosci c'era lo stesso. d'accordo? Ma la gloria accidentale che a lui non gli fa di per sé né caldo né freddo, ma è quella che le creature sono tenute a dare a Dio per tutto quello che hanno ricevuto. E allora, qui, esercitare bene la virtù della religione è, significa dare a Dio ciò che gli è dovuto, e questo Gesù l'ha detto nel Vangelo, eh. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Rende... Quando, quando si ha il termine rendere, rendere vuol dire restituire qualcosa che è dovuto, non è una cosa capito, che tu dici, vabbè, se gliela voglio dare, gliela do, e se no non gliela do. No, 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 tu gliela devi dare. È chiaro che in quella glielo devi dare eh, è insito il fatto che tu liberamente devi scegliere di darglielo. Che ripeto, se ci fosse qualunque forma di costrizione, dove c'è la costrizione non si può parlare di virtù, perché la virtù, così come il vizio, ha come prerequisito essenziale la libertà, non si può parlare di virtù, perché la, se, se non c'è la libertà, la volontà non può muoversi di proprio arbitrio come ha il diritto di fare, perché quel diritto gliel'ha dato l'Altissimo verso una direzione o verso un'altra. Ok? Quindi spero di riuscire a focalizzare questi questi questi, questi, questi concetti essenziali. No? Ora, connesso alla giustizia, anche qui dovremmo fare un pochino di chiarificazione perché la giustizia, cioè... Ius agere, quindi fare il giusto, è connessa anche con lo ius dicere, cioè dire il giusto. Cioè giudicare, dichiarare il giusto. Anche qui le sentenze evangeliche che esortano a non giudicare, e non si deve mai farlo, vanno rettamente interpretate perché noi giudichiamo in continuazione e dobbiamo giudicare in continuazione quando Gesù dice di non giudicare intende proibirci ciò che solo Dio può fare con perfezione perché ha tutti quanti gli elementi per poterli fare che cos'è che noi non possiamo mai giudicare le intenzioni delle persone l'interno delle persone perché non lo possiamo conoscere a volte non conosciamo bene neanche l'interno di noi stessi perché noi possiamo tranquillamente illuderci o ingannarci circa le nostre reali intenzioni adesso non voglio fare il solito spot pubblicitario no? basta andare a vedere il ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo nella parte un pochino centrale dove si vede che tu sei sicuro di saperti giudicare, noi non possiamo giudicare primo le opere di Dio, mai e per nessun motivo. Perché sulle, le opere di Dio sono proprio quelle, quelle su cui proprio dobbiamo proprio stare zitti in maniera assoluta. Invece gli uomini stanno in continuazione a giudicarle. Perché non abbiamo assolutamente nessun tipo di parametro, nessun, nessun tipo di legittimazione, perché quello che Dio fa è completamente al di là e al di sopra della nostra possibilità non soltanto di comprensione ma anche di conoscenza quindi questo è proprio un campo dove dobbiamo astenerci perché Dio fa bene tutte le cose, punto e basta, a prescindere o un'altra cosa da cui dobbiamo astenerci da giudicare sono le persone e le intenzioni che hanno. Questo perché? Perché noi non le possiamo conoscere, solo Dio conosce perfettamente l'interno delle persone, la, la consapevolezza che una persona ha del bene o del male, quanto l'eventuale non consapevolezza è colpevole o incolpevole, quali sono le circostanze che possono aggravare o attenuare una certa azione. Quanto e come e se ha influito, come si vede nel ciclo di non senza la vita dei cittadini, l'ambiente la, la, in cui la persona è vissuta, il contesto familiare, le ferite, i traumi. Nessuno di noi può fare questo tipo di valutazione. E attenzione, non possiamo farla neanche su noi stessi, in maniera adeguata. E quindi dobbiamo astenerci. Solo che la regola è questa qui, guardate. Dio fa sempre tutto perfetto. Il prossimo va sempre possibilmente giustificato o compreso. Noi, quando invece ci rivolgiamo verso noi stessi, è sempre meglio che ci mettiamo all'ultimo posto e che, ci, e, che ci, e che ci riteniamo i peggiori di tutti, i più colpevoli di tutti, invocando su di noi la giustizia e non la misericordia. La invochiamo per gli altri, la misericordia. Per noi sì, ma dopo la giustizia, questa è la via migliore. Eh? Se uno vuole imbarcarsi bene nel cammino verso la santità, a Dio si attribuisce sempre la perfezione assoluta, al prossimo la bontà delle intenzioni a priori. A noi, no, tutto il male possibile e immaginabile. Guardate, cosa fanno le persone comuni? Dio lo bestemmiano in continuazione quando non con le bestemmie da scaricatore di porto, stando sempre e continuamente a lamentarsi come, come gli israeliti nel, nel deserto a giudicare il suo operato. Perché, 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 perché? Sul prossimo pff, si sparano sentenze, giudizi, critiche, memorazioni in continuazione, a ah, invece su se stessi, a ah, io sono una brava persona, a ah, io non faccio niente di male, a ah, io questo, io, io quest'altro. Questo è, è ciò che... Quindi capite come... Le, le persone mondane facendo questo stanno trasgredendo in tutte le forme possibili e immaginabili a priori la giustizia e stanno sballando tutti quanti i giudizi. Invece il giudizio che noi sempre dobbiamo fare, sempre, sempre è quello sull'oggettività delle cose e dei comportamenti. Facciamo subito qualche esempio, qualche esempio, qualche esempio oggettivo, eh, di stretta attualità. Due persone che convivono e non sono sposate, non si possono confessare, non possono essere assolte. Se un sacerdote le prende, perché magari le vede che fanno cose, gli dice guarda figlio mio, che tu, non, che tu non, che non ti puoi fare la comunione. che non puoi essere assolto se vivi in questa condizione. Ah, come si permette, padre? Lei mi sta giudicando. No, questo non è un giudizio sulla. Che, che... Questo non è un giudizio sulla persona. Che è un giudizio sulla fattispecie, sul comportamento, basato su un semplice fatto. Un battezzato, e questo basta dire il diritto canonico, non può avere nessuna forma di vita matrimoniale che non sia quella sigillata dal sacramento del matrimonio, con la conseguente vita sessuale, che accede come possibilità evidentemente al matrimonio. Da un punto di vista oggettivo, quando questa cosa non c'è, tu puoi avere tutte quante le giustificazioni di questo mondo possibile e immaginabile, tutta la buona fede, la mancanza di educazione, le circostanze attenuanti. Non lo so che cosa sia. Questo a me non interessa. Questo te lo vedi in un padre eterno. Ma il fatto oggettivo è questo. E di questo non devi prendere coscienza. Cioè, dire non giudichiamo le persone non significa mai rinunciare a qualificare nel bene o nel male un'azione o un fatto. Attenzione perché questo è un punto nevralgico di questi nostri tempi balordi, perché la cultura e gli stati in cui viviamo, mi si perdoni se faccio queste premesse, però... Questo è un ciclo di, di, di catechesi che non è soltanto come dire, un, una piccola scuola di, di virtù, ma deve anche aiutare a comprendere ah, alcune dinamiche. E, allora, gli stati contemporanei, tutti gli stati contemporanei sono figli di quello che si chiama di un fenomeno che si è chiamato a suo tempo il positivismo giuridico. Adesso non sto non entro, adesso, non, entro, non voglio fare discorsi. Per, per, per far capire, gli stati moderni. Non riconoscono né in Dio né nell'oggettività delle cose dei punti di riferimento per la propria legittimazione. Teorizzato questo, cosa fa uno Stato? Uno Stato si autodà da solo una Costituzione, che sarebbe, il punto di riferimento e la cosiddetta norma fondante, in base alla quale poi tutte quante il, re, il resto delle leggi si autogiustificano e autolegittimano senza nessun riferimento ad un presunto e per loro inesistente confronto con una morale o una legge che in qualche modo preceda e condizioni la stessa attività legislativa dello Stato. Spero di essere Sto cercando di spiegare queste cose nella maniera più semplice possibile. Se, se questa cosa non ci fosse stata, voi capite bene che in Italia, così come altrove, una legge come l'aborto non sarebbe mai potuta essere stata approvata. Mai. Così come la fine della famiglia. Mai. E così come tante altre, altre cose che hanno approvato nel corso del tempo. Che hanno approvato da poco, che sono in via di approvazione. D'accordo? La variante, diciamo così, eh, più recente di questo tipo di discorso è la cosiddetta laicità dello Stato. Dove, però, che, che, che questo qui, per carità, è un concetto per certi aspetti, se rettamente compreso, accettabile. Ma di fatto, quando si fa riferimento a questo concetto, non è altro che un rafforzare ulteriormente questo principio, cioè guarda, io ho una, un mio parametro eh, personale, diciamo così, anche se lo Stato non è una persona di, di, di giustizia, e su questo non ci mette in bocca nessuno, non ci mette in bocca nella Chiesa, né nella religione, né niente che non sia io stesso. Su questo tutti quanti noi dobbiamo riflettere e pensare e dire va bene una cosa di questo genere? Va bene che così facendo di fatto andiamo a, a rispolverare l'antichissimo adagio del sofista Protagora che diceva l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono, perché questo di fatto è. Questo di fatto è. Sapete che il punto, come dire, di, di riferimento estremo al negativo dell'aborto è l'eutanasia. Che a quanto pare è in via di approvazione in Italia, anche in Italia, sempre con la base dei soliti argomenti perché questo, questa è una conquista del. Del, de, del diritto perché gli stati più, 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 più avanzati delle de, de, democrazie più avanzate di noi ce l'hanno eh, e poi cioè, non vuoi fare cioè, non vuoi garantire una vita un pochino degna no tu garantisci alla persona il diritto di morire in maniera dignitosa senza le umiliazioni delle sofferenze di de, de queste cose qui no? Quindi, a chi vuole poi ovviamente eh, non, è che, non, è che, non è che si impone niente a nessuno Allora, ciò che rende possibile legiferare in questo senso senza che ci sia nessuna Corte costituzionale che dice che questa legge non si può fare, perché nessuna Corte costituzionale ha mai detto che non si può fare la legge sull'aborto. Nessuno. Qual è? È l'avesdoganato il principio. Che la vita sa che la vita umana non è una realtà indisponibile disponibile vuol dire che non, non posso decidere su quella né se farla venire e né quando farla scomparire non si può non si può ma per poter arrivare a questo qui tu devi ammettere tu devi ammettere la legge naturale se non vuoi ammettere dio e Il fatto che la vita viene da lui e che quindi lui soltanto è il padrone della vita e della morte. E nessuno può arrogarsi questo diritto. Ora. Attenzione, eh. il fatto che gli stati laici si sacchino la bocca con la laicità del, de, dello Stato. Che cosa pensano? di Dirisò? Forse pensano che quando un uomo moriranno e si troveranno davanti a Dio, gli dirà: ah, va bene, non vi dico niente perché. C'era il principio della laicità dello, dello, de, dello Stato e quindi pensano questo? Io gli auguro loro che sia così, ma non sarà così, eh. attenzione: non sarà così. Perché il bene e il male hanno una dimensione oggettiva che si può e si deve riconoscere. Quindi attenzione al. all'interpretazione anche qui strampalata, stravolta, arbitraria di alcune cose, come dire, anche biblicamente fondate. Gesù è tassativo nel dire non giudicate, ma non giudicate mai e per nessun motivo le intenzioni del prossimo, non giudicare neanche te stesso. San Paolo scrive, anzi, io ne... Il mio giudice è il Signore, io non giudico neppure me stesso perché, anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Lo dice San Paolo nelle sue lettere: dice, che, che peccati hai fatto io al momento? Non, non mi sento di aver fatto peccati mortali. Non mi sembra, bisogna sempre dire, non mi sembra perché tu non puoi esserne sicuro al 100%. Quindi non si giudica il prossimo, non si giudica se stessi, non si giudica Dio, ma si giudicano sempre in continuazione situazioni, fatti e comportamenti. Questi sì. E come? E l'ausilio per il giusticere, l'abbiamo già visto, è la virtù cardinale della prudenza. e i comportamenti oggettivi e le realtà oggettive debbono essere giudicati in base a tre criteri. Primo il criterio della giustizia, cioè nel valutare le cose e nel giudicare le cose occorre acquisire i corretti parametri di valutazione altrimenti si incorre in quello che è il giudizio perverso, tanto tante volte stigmatizzato eh, dalla Sacra Scrittura. Siete giudici dal giudizio perverso, si legge nelle lettere di San Giacomo. Oh. Poi bisogna avere l'autorità per emettere il giudizio. Cioè il giudizio deve essere pertinente alla sfera di interesse o di competenza di chi giudica, altrimenti si cade nell'usurpazione. E gli uomini sono usurpatori per antonomasia. Faccio un esempio che è molto molto frequente. Qualcuno ogni tanto per giustificare, come dire, impennate di, di, di vario genere, <ride> scorribande di vario genere. Anche a livello intraeclesiale dice: Ah, ma il nostro Signore è andato tra i mercanti del Tempio a fare il fin mondo, a rovesciare i banchi dei cambiavalute, a fare una sferza di cordicelle, a menarle a destra e a manca. Quindi lo posso fare pure io. Insomma, <ride> insomma, perché il nostro Signore ha fatto questa cosa dentro il Tempio di Gerusalemme. E l'ha fatto. Primo perché era nostro Signore. E secondo perché quelli stavano facendo di, di guai a casa sua. Perché il Tempio era la casa di Dio. Lui è Dio. D'accordo? Poteva farlo anche perché ben sapeva che quei comportamenti erano colpevoli perché lui conosceva l'interno di quelle persone e poteva farlo perché lui solo poteva giudicare e stabilire che per quella situazione con quelle persone e in quel contesto, in quelle circostanze, dargli una bella lezione di quel tipo era la cosa più giusta e migliore da fare. Noi siamo sicuri di essere capaci di poter fare correttamente tutti quanti questi giudizi o di avere l'autorità di poter fare qualcosa del genere? Punto interrogativo. Terzo criterio per emettere qualunque giudizio: quindi abbiamo visto la giustizia, l'autorità, e il terzo è la rettitudine, cioè il giudizio deve essere informato a prudenza e deve essere un giudizio il più possibile imparziale e oggettivo, altrimenti, altrimenti si cade nel giudizio temerario, che è sempre presente quando si giudicano le intenzioni delle persone e, e, e non i comportamenti oggettivi. Però l'oggettività del giudizio... È... È falsata in sé anche quando manca la rettitudine, cioè, per esempio, quando si giudica gravissima una cosa da nulla e si giudica una cosa da nulla una cosa gravissima, questo è un giudizio che manca di rettitudine. Allora, attenzione, concludendo questa, questa parte, che, come sempre, si legge negli scritti di, di San Tommaso, abbiamo due grandi autori che sono il Sant di Poitiers e San Giovanni Crisostomo, dove il primo afferma che il giudizio sulle cose divine per noi è assolutamente possibile, e quindi non possiamo mai e per nessun motivo farlo. Amici miei, che ascolti questa catechesi, io lo, lo prego in ginocchio, ascolti queste situazioni, non, non sono cose mie. Dio, lasciatelo perdere, lasciamolo perdere. Non entriamo mai in contesa o in giudizio con quello che Lui stabilisce. Mai e per nessun motivo, neanche dinanzi, cioè, Dire a Dio perché permetti questo non si deve dire mai, mai per nessun motivo. Le cose divine per noi sono impossibili da giudicare: impossibili, non abbiamo nessuna possibilità oltre che nessuna legittimità. Ma chi di noi si può mettere a giudicare a Dio? Soltanto qualche, qualche fuori di testa, insomma. Eh. Allora, e l'altra cosa, l'altra cosa da cui guardarsi come dalla peste bubonica, oltre che il giudizio sulle cose divine, è il giudicare con malizia e animosità. Allora, questo accade quando si tratta quando si traggono, per esempio, frettolose conclusioni da semplici sospetti. Allora, qui io prego chi ascolta, per favore, perché non sempre si possono fare esempi, di comprendere bene queste cose. Allora, io posso avere il sospetto di una cosa. Il sospetto anche radicato, profondo, il sospetto supportato da una serie di indizi plausibili possibili ma fino a quando una cosa non è provata provata io non posso dire è così e attenzione se io dovessi dire è così e casualmente lo fosse non significa che davanti a Dio non sarò accusato di aver mancato alla giustizia. Perché anche come dire, se il mio sospetto, come dire, dice, vabbè, eh, ho assecondato questo sospetto e ho detto così, poi alla fine si è dimostrato che c'avevo ragione, no. Perché tu su, sulla base di un sospetto puoi dire forse potrebbe essere così. Forse però non è così. Quindi non si traggono mai frettolose conclusioni da semplici sospetti, per quanto possano essere fondati. Prego di far funzionare bene il cervello e applicare correttamente questo importantissimo criterio. Altra cosa. Caratterizzante il giudizio malizioso e animoso, quando i giudizi diventano tendenziosi, cioè dovuti al disprezzo della persona. Cioè, siccome io, io ce l'ho con quella persona, nel senso, non ne condivido le idee, eh, non mi sta simpatico o mi ha fatto qualche cosa, dentro la testa mia questo lo devo sapere si cominceranno a formare tutt'anto una serie di eh, idee che turbano e alterano il giudizio nei confronti di ciò che quella persona dice e fa in senso tendenzioso. Si esagererà generalmente, si faranno spesso e volentieri completamente delle illazioni. L'illazione vuol dire che tu fai un'inferenza logica, cioè quindi tu desumi e deduci una cosa in maniera assolutamente, secondo te, certa e inequivocabile, da una spia, da un indizio, che ti per sé può essere interpretato in, 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 in tanti altri modi. Capite? E qui rifaccio un'altra volta l'esempio limite, l'ho fatto in, tante, in tanti altri interventi che facevano i monaci, e I padri del, del, del deserto, guarda che se tu vedi una signorina bella procace che entra dentro la cella del tuo confratello e ne esce dopo un pochino di tempo, tutta quanta spettinata, scarruffata, eccetera, eccetera, tu che pensi? Se tu ce l'hai con quel confratello, giudizio, eccolo qui, tendenzioso, illazione. C'è bisogno che, che specifico, ha ah, visto quello. Eh, chi lo sa, quella che è andata a fare là dentro, giusto per non cadere in questo. Tu devi dire, esce così, probabilmente sarà stata indemoniata. E quello gli ha fatto un esorcismo, una preghiera di liberazione. È stato uno scontro. E questo ci ha dato aspettinata spettinata per questo motivo. Basta. Questo è il giudizio non tendenzioso. Chiaramente, l'ira, ancor più quando è causata dall'odio, tutte queste considerazioni che sto facendo adesso vengono da San Giovanni Crisostomo, non da me. Altera ancora di più il giudizio. Ecco perché San Paolo, l'abbiamo eh, visto par parlando dell'ira, dice: attenzione, che. Nell'ira non peccate, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio, mai formulare giudizi quando siamo arrabbiati con qualcuno, mai. Perché sicuramente cadremo nel giudizio tendenzioso o in illazioni totalmente gratuite. Ecco, allora eh, io direi che possiamo fermarci oggi con queste. Note introduttorie? Sì, penso proprio di sì. Eh, mi raccomando, abbiamo, facciamo un po' in una sintesi di questa prima. Abbiamo visto una panoramica biblica sul senso della giustizia nella Sacra Scrittura, sull'affermazione della giustizia di Dio, abbiamo visto i principi generali della giustizia, le definizioni, eh, i soggetti verso cui si esercita, quindi la giustizia eh, commutativa, la giustizia legale, la giustizia distributiva. O retributiva, eh, abbiamo visto eh, la differenza tra la giustizia e il, il giudizio, eh, e anche l'importanza di acquisire i corretti parametri per giudicare con oggettività e obiettività i comportamenti, le cose e le situazioni sulle quali il nostro giudizio deve sempre esplicare senza mai cadere, però o nel giudizio temerario, o nel giudizio fazioso, ecco, o eh, tendenzioso, o totalmente eh, caratterizzato da inammissibili illazioni nei confronti del prossimo. La prossima volta cominceremo a vedere un pochino come è strutturata questa virtù, quindi le parti della virtù della giustizia, e quindi la distinzione poi e l'individuazione di, di ciò che riguarda la giustizia verso Dio, la giustizia verso, i nostri, e verso Dio e verso, e verso i superiori verso i nostri pari e poi verso chi è più piccolo di noi. Questi sono un pochino ecco la, la roadmap che ci eh, attende nell'analisi di questa virtù. Ci diamo se Dio vuole appuntamento perché ci sarà la prossima puntata, intanto che Dio vi benedica. E la Madonna sempre vi protegga.